Più di 7.000 voti, rieletto sindaco al primo turno con il 60%, risultato schiacciante che forse non si era mai visto nella città di Celio e Messapica. Luigi Caroli ritorna al timone di questa città che ha già fatto tanto, ma deve continuare a fare proprio come è stato detto in campagna elettorale. Tanti cantieri aperti che bisognerà chiudere, bisognerà dare nuova linfa a questa città che già di linfa nuova ne ha avuta tanta. Sì, più che l'infa bisogna continuare a dare risposte, perché la gente con questo plebiscito ci ha dato mandato pieno e quindi non possiamo assolutamente tradirli. Motivo per cui già da oggi sono operativo, aspettiamo ora la proclamazione e dopodiché immediatamente ci sarà la nuova giunta e quindi cominceremo a lavorare come la gente si aspetta. Siamo a un passo da una nuova stagione estiva. Celio ha dato tanto in questi anni, non solo nell'ambito gastronomico, ma anche nell'ambito musicale e culturale. La gente aspetta sicuramente delle risposte importanti, non sui musicisti che verranno, ma naturalmente sul programma culturale che verrà varato. Sicuramente ci vorrà del tempo, però comunque non bisognerà deludere le aspettative dei cittadini e soprattutto dei cittadini della Valle d'Itria, in particolar modo dei turisti che sceglieranno Celio e Messapica per la loro vacanza. Sì, ormai abbiamo il centro storico, è stato completamente recuperato, stiamo consegnando, a breve consegneremo gli ortali riqualificati con una illuminazione che sicuramente susciterà grande interesse sia nei nostri concittadini ma nei turisti, quindi cercheremo di valorizzare quanto più possibile il nostro nucleo storico, continuando ad investire, come ho detto, anche se in maniera decrescente, perché insomma, i risultati si sono visti e sicuramente bisogna tenere alta la guardia, ma non continuare ad investire le stesse somme. Continuare a dare quello che la gente si attende, ma specialmente i turisti che vengono ormai richiamati durante il periodo estivo da quello che è l'articolazione del nostro calendario estivo e cercare di ottimizzare e portare a casa quei risultati che ci attendiamo, quindi la crescita reale del nostro nucleo storico. Invece parliamo di opere pubbliche, si parla di Piazza Sant'Antonio e altre opere che sono ancora in cantiere. Tra qualche settimana la città di Celio, insomma, festeggerà anche uno dei santi importanti per questa città che è Sant'Antonio. Piazza Sant'Antonio, come procede? Oggi pomeriggio verranno rimodulati tutti i passaggi delle linee elettriche e da domani mattina si comincerà a lavorare per la massicciata. Vediamo un attimo, insomma, abbiamo dovuto sistemare un bel po' di problemi che erano nella parte sottostante alla piazza, con i sottoservizi. Abbiamo creato le condizioni per cui, insomma, la piazza possa stare tranquilla per i prossimi 20 anni ed era importante comunque mettere in sicurezza tutti, ripeto, i servizi. E ora si partirà a lavorare alacremente con un grande spiegamento di forze da parte dell'azienda e speriamo, chissà, che Sant'Antonio possa passare anche alla piazza Sant'Antonio. Io ho visto un'intervista proprio il giorno della sua elezione dove lei parlava, di aver cancellato una fetta di passato con queste elezioni. Sì, non ci penso più nemmeno a quelli che sono stati i miei avversari, perché ripeto, è stata una campagna elettorale cattiva, dura, cruenta, anche poco ortodossa, poco lineare. Li ho cancellati completamente perché, insomma, persone che mi aspettavo degli atteggiamenti diversi. Cioè, tutti questi soloni non li ho visti, tutte queste ben pensanti, queste persone per bene non li ho visti. Insomma, basti pensare che il centro-sinistra ha candidato la figlia di una persona con dei reali deficit con la giustizia, mi sembra un attimino troppo. Probabilmente, insomma, sì, volevano vincere perché per loro era l'ultima ancora di salvezza, ma arrivare a tanto, non dire nemmeno, o nemmeno fare una telefonata per chiedere cosa fosse accaduto la sera prima del comizio, mi sembra troppo. Per me i rapporti, la stima e l'educazione sono valori importanti, probabilmente per loro avevano solo una ragione, un'idea ben precisa, quella di vincere. E la gente lo ha capito e ha detto tornatevene a casa che probabilmente è meglio. Quindi questa è la più grande soddisfazione mia. La sera della sua vittoria, lunedì scorso, lei ha fatto un discorso in Piazza Plebiscito, però oggi, diciamo, a mente serena, cosa si sente di dire Luigi Caroli ai cittadini cegliesi che lo hanno eletto, ma anche a tutti coloro i quali non lo hanno eletto? Che cosa ci si potrà aspettare da questa amministrazione, in particolar modo a questa città? Che cosa intende dare Luigi Caroli nei prossimi 5 anni? Il trend sarà sempre quello, servizi, opere, migliore qualità di vita, e
è una città sempre più viva sotto l'aspetto turistico. Sono questi i fondamenti su cui vertirà la nostra amministrazione e cercare di dare quel supporto e quell'apporto per quelle che sono le possibilità che la pubblica amministrazione ha anche all'economia, perché insomma noi possiamo affiancare l'agricoltura, ma l'agricoltura è in grossa difficoltà, l'artigianato e il commercio sono in difficoltà, ma non perché l'amministrazione non li supporti, ma perché ci sono delle congiunture tali che non danno la possibilità a queste attività di poter autosostenersi. L'unica possibilità rimane il turismo ed è secondo me lì che bisogna insistere, bisogna incidere sempre più, sperando di destagionalizzare, come già stiamo facendo il più possibile, e creare le condizioni per cui l'indotto, tutto quello che verte intorno alla gastronomia, all'enogastronomia, alla scuola di gastronomia e a tutto quello che i privati sono riusciti a creare con queste belle strutture ricettive, possa avere sempre maggiore successo.